Allenatori, è arrivato il momento di aprire la nuovissima collezione Pokémon Gran Festa dedicata a Dragapult Super! La nuovissima collezione che nasconde al suo interno un nuovissimo gadget mai visto prima. Infatti, che io ricordi, in nessuna collezione Pokémon è contenuto un portfolio da 10 pagine a 4 tasche. Ebbene, la collezione Dragapult fa debuttare questo prodotto all'interno delle nuove collezioni. Voi siete liberissimi di chiamarlo come volete. Infatti, questo tipo di carte io le ho sempre chiamate Prime e non Super. Tra poco andremo a vedere insieme la collezione, ma ricordo che se anche voi volete acquistarla, la trovate su federicstore.it insieme a tantissimi prodotti dedicati del 25esimo anniversario Pokémon. E visto che abbiamo parlato di album, ho un'altra piccolissima sorpresa da mostrarvi, ma a tra poco. Buona visione! Collezione che si presenta benissimo con la carta di Dragapult Prime. Come sempre ve la mostro in tutti i suoi lati, non gli si può dire nulla. Adoro questo contrasto viola sul nero, è piena di dettagli. Guardate che spettacolo questa collezione, ti è. Sul retro un altro Dragapult e qui possiamo leggere tutto il suo contenuto. Una carta promozionale di Dragapult Super, una carta olografica gigante di Dragapult Super, due buste da 4 carte dell'espansione Gran Festa, una busta di espansione aggiuntiva del gioco di carte collezionabili Pokémon, un raccoglitore da 4 tasche per conservare le tue carte e una moneta con il logo dei 25 anni Pokémon, un foglio informativo e una carta codice che tra poco regalerò a uno di voi. Attualmente la collezione che ha all'interno meno bustine. Solo 2 di Gran Festa e 1 di Fragore Ribelle. Fa storcere un po' il naso, Ma ripeto, la novità dell'album è molto interessante. Anche perché entrano perfettamente tutte le carte di Gran Festa. Più di 50 carte entrano dentro quest'album. Ma se volete proprio esagerare, io vi consiglio il Pro Binder, l'album dedicato al 25esimo anniversario Pokémon, con tanto di elastico per chiuderlo. Il design è azzeccatissimo e tra l'altro ho aspettato questo video per mostrarvelo proprio perché potevo fare la combo degli album, quello piccolo e quello grande. Guardate che bello che è! Anche questo lo trovate su federicstore.it. Se lo vedete esaurito, tranquilli, perché ogni giorno ne mettiamo di diversi. Stessa cosa vale con le collezioni di Gran Festa. Come vedete, il dentro è di colore nero. Io ho scelto queste bellissime foderine bianche che fanno il contrasto con il bianco e nero dell'album. E come vedete, sono molto comode per collezionare le carte e tenerle sempre perfette. Essendo un album dedicato al 25esimo anniversario Pokémon, io ci tengo anche tutte le carte che hanno rilasciato al McDonald's. Mentre qui, una volta che avrò completato Gran Festa, vi mostrerò il set completo. Qui abbiamo le mie recenti sculate, ma manca Mew. Prima o poi lo troveremo e l'aggiungeremo in collezione. Detto questo, lo trovate nella sezione Pro Binder del Federic Store. Sezione accessori, ok? Partiamo. Dato che la collezione ha soltanto 2 bustine di Gran Festa, 8 le aggiungo io, ok? Procediamo. Bella cicciotta questa collezione. Io partirei proprio dall'album. Eccolo qua, super compatto, con scritto Train On, album di Dragapult, come già detto prima, piccolino e super compatto. Dall'altra parte la scritta Train On, sempre di Pikachu, e all'interno un classico album a 4 tasche, 10 pagine. Sinceramente, quello che vi ho mostrato prima è di un altro livello, ma ovviamente costa anche di più, Questo di Dragapult per iniziare è l'ideale. E anche carino per tenere la collezione da 50 carte di Gran Festa. E qui abbiamo la carta gigante di Dragapult Super o Dragapult Prime, chiamatelo come volete, bellissima anche questa. Non gli si può dire nulla. Io adoro lo stile super. E a tal proposito andiamo a vedere anche la sua carta standard, con girata match e tuffata.
Ragazzi, tanta tanta roba è questa carta, veramente spettacolare. Eccolo qua, sempre di 5 ban. Beh, 5 ban si sono superati, veramente. Si sono superati con queste carte, mai visti dei design così belli. E ho detto la stessa cosa per Zacian livello X. Mamma mia, il periodo super, ragazzi. 2010, che spettacolo, con Earth Gold e Soul Silver. Mamma mia, che bella carta. Voi sapete che io adoro Dragapult e peccato che questo logo gigante del 25esimo anniversario rovini tutto. E a voi piace questa promo? Commentate e fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti. 10 bustine per noi, codicino! Per uno solo di voi e la bellissima moneta gigante dedicata al 25esimo anniversario. Anche questa dorata, molto molto bella, allenatori. Questa spacca, poi guardate che colori. Bella 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 questa. Il retro è un classico nero. Bene, e ora andiamo un po' a scoprire queste carte super. I Pokémon Super hanno fatto il loro debutto con la serie Earth Gold e Soul Silver, ma non hanno portato novità. Ma non lasciatevi ingannare, questi Pokémon sono davvero straordinari. E appunto, i Pokémon Super, anche detti Prime dalla community, vengono ricordati per le loro fantastiche illustrazioni, in cui il Pokémon sembra appunto emergere dalla carta. E Magnezone e Typhlosion, tra i più popolari, hanno fatto la differenza in tanti campionati mondiali. E come vedete, questo Pokémon di Galar, Dragapult, si sposa perfettamente con questo tipo di carta. Bene, foglio incredibile. Questi fogli li sto conservando tutti. E ora direi che si spacchetta, ragazzi. È arrivato quel momento. Il momento migliore del video, oserei dire, nel chill con Federic si spacchetta. Raga, ha il trick che non si fa, ma vabbè, abitudine, abitudine ormai. Speriamo di sculare e di completare questo set. Ricordo che le carte che ci mancano sono ancora tante. Dialga, Garchomp livello X, forse questo mi manca? Credo di sì, non ricordo. Cavolo. Andrò a controllare e ricerca accademica. No, no, è spagnola. È spagnola, ragazzi. Aliento curativo, carga dragon. No, cioè, trovo una carta che mi manca. È già la seconda ed è spagnola. Ma non è possibile. Vi ricordate? Ho trovato la stessa cosa con il Team Rocket. Porca vacca, no, no, no! Mamma mia, difficilissima da trovare, ma l'ho trovata spagnola. Ma si può? Cioè, ma si può, ragazzi? Porca vacca. Vabbè, vabbè, signori, che dire? Toccherà ritrovarla in italiano. Niente! Ai ai ai, ai ai ai, The Pokémon Company, ai ai ai. Fa niente, fa niente, fa niente, ragazzi. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Kyogre. Oh. Venusaur. Bellissimo. E Lunala. Va bene. È comunque un ottimo doppione per fare gli scambi. No, Raio Solar. Ma anche questo, ragazzi, in spagnolo. Ma dai! Ma dai! Cavolo, me ne accorgo solo ora! E tra l'altro erano le bustine all'interno di questa collezione. Perché le altre poi ce le ho messe io. Ah! Queste bustine qui, ragazzi, dovrebbero provenire dalle collezioni Charizard e Sylveon. Se non ricordo male, perché ne ho aperte tante per aggiungere bustine a questi video. E infatti qua dovrebbero esserci solo italiane. Per ora sì. Ricerca accademica italiana, vedi? Vedi? Trovo le carte che mi mancano, ma sono spagnole. What? Sbaglio o in un video che avevo fatto recentemente avevo trovato anche carte tedesche? Vi ricordate? Mi pare di sì, eh. Madonna, questo codice, ragazzi, era distrutto. Speriamo che le carte all'interno non siano maciullate ugualmente. Kyogre. Professor Oak, l'impostore, questa già trovata. E Lunala. Vabbè, dai. Vi ricordo
di impostare il promemoria per questo 22 ottobre, ragazzi, è importantissimo, perché vi lancerò sul canale una notizia bomba, ok? A cui stiamo lavorando dal 2021 e anche Blastoise, stavo dicendo, da gennaio 2021 che ci stiamo lavorando, quindi ragazzi, impostate il promemoria e Lunala. Vabbè, oggi ragazzi, a livello di pull mica male, stiamo pullando un sacco di carte, almeno questa ragazzi non è spagnola, è italiana. Dai, ci sta andando benissimo. Quindi, 22 ottobre, preparatevi signori, molto importante. Ricordo che saremo anche presenti alla Milan Games Week con lo stand del Frederick Store. E al prossimo pacchetto vi lancio un'altra bombetta per venirmi a trovare sul Galeo. Perché questa domenica 17 ottobre sarò presente alla Fabbrica del Vapore a Milano per Manga Heroes, una mostra, quindi un museo della cultura pop giapponese a cui Federick ha prestato alcuni dei pezzi più importanti della sua collezione. Alle ore 16, se venite, trovate me e vi faccio fare un bel giro. Un bel giro per il museo, ecco. Zekrom, bellissimo. Peccato che a me serve Reshiram. Oh, ne va bene una oggi, eh. E anche Zacian. Mannaggia, oh! Tutte quelle che già ho. Ma non è possibile. Quindi, dicevo, domenica 17 ottobre, ore 16, a Milano, alla Fabbrica del Vapore, mostra di Manga Heroes. Io vi aspetto alla cassa, potete fare i biglietti direttamente lì. Se dite il nome Federick, vi danno anche il biglietto ridotto. Quindi vi aspetto ore 16 questa domenica, Fabbrica del Vapore, Milano, per la mostra di Manga Heroes. Eh sì ragazzi, ho prestato tutti i miei box Pokémon più rari, cose bellissime per la mostra, e tutti i miei articoli rimarranno lì fino a gennaio 2022, quando la mostra terminerà. È una cosa molto figa, eh? Anche perché hanno selezionato i 10 collezionisti in Europa più influenti, ecco, io sono uno di quei 10, quindi un bell'onore, ecco, un bell'onore, quindi potete anche visitare il museo con me. Detto questo, ultime due bustine, io non ho trovato ancora una, dico una carta che mi manca per la collezione. E qui ragazzi mi sto un attimo, triggerando. Dai, Pikachu di compleanno, questo già ce l'avevo, e Pikachu anche questo ce l'avevo. Non finirò mai questo set! Ce la devo fare, ultima bustina, dai, dammi una gioia. Una gioia, un Mew Gold, un Umbreon, qualcosa. Dai, già ho trovato Charizard e mi devo ritenere molto fortunato, però dai, una sculata finale. Groudon, Hyveltal, e un altro Pikachu, e vabbè ragazzi. Allenatori, è andata così. Ho trovato una carta che mi mancava per la collezione, ma era in lingua spagnola. No! Tra l'altro Garchomp, uno dei più rari, anche a livello X. Peccato. Ci vediamo con la collezione di Pikachu Union. Un bel like, un commento, l'iscrizione, siamo quasi 700.000. E noi ci vediamo al prossimo video. Abbiamo anche le mini tin ancora. Dopodiché attendiamo l'Elite, l'Ultra Premium Collection e la statuina e il bauletto. Tutto del 25° anniversario Pokémon. Ciao allenatori, al prossimo video.